Luca 5, dal versetto 17 al 26. Un giorno Gesù quindi stava insegnando e c'erano là seduti dei farisei e dei dottori della legge, venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme, e la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un paralitico e cercavano di farlo entrare, di metterlo davanti a lui. Non trovando modo di introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e, fatto un'apertura fra le tegole, lo calarono giù con il suo lettuccio in mezzo alla gente davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora gli scribi e i farisei cominciarono a ragionare dicendo: ma chi è costui che bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: che cosa pensate nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati, io ti dico, disse il paralitico, alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua. E subito il paralitico si alzò in presenza di loro, prese il giaciglio e se ne andò a casa sua, glorificando Dio. E tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio, e pieni di spavento dicevano: oggi abbiamo visto cose straordinarie. Oggi abbiamo visto cose straordinarie. Lo sapete perché? Come è scritto in Ebrei capitolo 13 versetto 8: perché Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Amen. E quando c'è Gesù, fratelli, accadono sempre cose straordinarie. Non c'è una volta che in cui, quando Gesù c'è, che non accade qualcosa. Sempre qualcosa deve accadere, e siccome lui è in mezzo a noi attraverso la sua potenza, che non ha ancora finito di esaurirsi, quindi ancora in questa mattina il Signore compie e vuole compiere cose straordinarie. Quindi siamo pronti? Anche se io credo che già il Signore qualcuno l'ha toccato, ma lo sapete com'è? Il Signore a volte conferma la sua parola in una maniera straordinaria. Come? Legge il cuore delle persone e dice delle cose specifiche che nessuno sa. E forse nemmeno tu ce li hai. E poi dici: mio, ma lo sai che questo è quello che io veramente avevo di bisogno? Oh, finalmente c'è qualcuno qua che capisce le cose, che riesce a leggere la profondità del mio cuore e che non guarda in apparenza. Vi ricordate 1 Samuele capitolo 16? Versetto 7-8, quando Samuele fu mandato nella casa di Eli perché doveva scegliere il futuro re di Israele, e quindi questo papà che fece di questi 7 figli che aveva, dice che il primo e più grande cominciò a mostrarsi. Guardate quando sono bello tutto giuccato, una bella fotografia a colori, io sono il più bello, E lui ha detto: mio, questo è guarda, bello, raffinato, meglio di lui, tutto composto. E il Signore gli disse: non è lui, non guardare la sua apparenza. Poi un altro di nuovo, il secondo genito, tutti in fila, tutti facevano la gara a chi doveva essere colui che doveva essere unto come re. Facevano la gara e cercavano di mostrare l'apparenza. Ma poi alla fine è successo che si sono tutti esauriti. Perché? Fino al sesto il Signore gli diceva sempre: Samuele, non è lui, non è lui. Poi lui dice: ma come, Signore? Samuele sta un sacerdote. Si vede che ancora non ci vedeva bene nemmeno lui. Con tutta l'età che aveva di anzianità, ancora non aveva capito nulla. Sapeva giudicare le cose, ma per apparenza. Ma quando c'è lo Spirito del Signore, anche in una persona, non giudica le persone per apparenza, ma guarda al cuore. E infatti questo il Signore glielo disse a Samuele, ha detto: Samuele, l'uomo guarda l'apparenza, ma Dio guarda il cuore. Poi quando lui disse: ma qua non ci sono più giovani,
non ci sono più persone da presentare. E lui venne in dubbio, ma vuol dire che ce n'è un altro che non è qui? E infatti disse ad Eli, ma hai altri figli per caso? Che poi il Signore mi ha mandato qua, ma tu di scegliere uno, ma tutti quanti no, non vuole che ce n'è qualche altro, sai come, ti scorta. Tutto sì, ce n'è uno, è il più giovane, ma lui è là a pascolare, il gregge, il mio gregge, è lì a pascolare, a servire il gregge di suo padre, non è lì a stare a casa senza fare niente, a guardare spettacolare, fare maldicenza, criticare o mostrare apparentemente con le belle parole, con la propria facciata, la spiritualità. No, lui era lì, Davide, ragazzino, dove a servire. Noi sappiamo fino a che punto. Guardate un po' questo Davide, che poi quando Davide è venuto, lo hanno chiamato perché lui disse: Samuele, a questo punto noi qua non mangeremo fino a che non ci sarà lui a tavola. E infatti lo hanno chiamato, è venuto, e poi Dio disse: lui è. Che Dio guarda in base al cuore, è Dio che sceglie, è Lui che decide, o direi colui che conferma quello che noi veramente siamo davanti a Dio, ma anche davanti agli uomini, perché quando Dio sceglie una persona, la benedice, la onora, la riempie, anche gli altri devono starsi in silenzio, perché Davide comunque era un giovane che aveva mostrato fino ad allora la fede verso Dio, fedeltà verso il papà che lavorava, non era un maccagnoni, non era uno che stava a casa e dormiva, era uno che serviva, era uno sempre disponibile, era uno che veramente si faceva in quattro ed era pronto a dare anche la propria vita per le pecore, appunto che quando il leone e l'osso trovavano a divorarli, non era lui là, vabbè io qua non mi conviene e me ne vado, no, lui è rimasto là a difendere il gregge, pronto a perdere la sua vita. Ma siccome il Signore era con lui, e questo fa la differenza, che è scritto che il Signore era con lui, e questo è importante, fratelli, possiamo avere tutte le capacità, tutta l'eloquenza, tutta la bravura, ma se il Signore non è con noi, non abbiamo l'unzione dello Spirito Santo, la Pentecoste nella nostra vita, non serviamo a nulla. Possiamo essere salvati, ma per servire Dio abbiamo bisogno di essere battezzati. Amen. Con lo Spirito Santo e con il fuoco, altrimenti, come disse Gesù ai discepoli, statevi fermi, aspettate prima che di ricevere. Lì, fratelli, ci vuole tanta umiltà, né di conoscere questa unzione, né sapere aspettare che Dio prima ci riveste e poi Lui ci manda. Molti vogliono andare, prima noi dobbiamo andare al Signore e poi Lui ci manda. Ma non si può servire Dio se prima noi non andiamo prima a Lui. Dopo che Lui ci raccomanda, poi è Lui che ci manda. Isaia non disse: Signore, vado io ne so ciò che sei Dio. Lui disse: Signore, manda me. Se tu vuoi, manda. Non vado io, non era presuntuoso. Signore, manda me. Era con umiltà. Il Signore, visto, questo è umile. Anche se ancora ha la lingua che non sa usarla bene, che lui lo disse, io ho una lingua impura e abito in un popolo di impuro anche, di lingua. Quindi sicuramente è una persona che usava parole brutte, sporche, per non dire i pensieri, sa cosa guardava. Non si può servire il Signore così. Noi ci diciamo: Signore, mandami, però quando il Signore ci poi usa, prima di usarci, prima ci salva, ci trasforma e poi dopo ci usa. Che non può uscire da una bocca impura una cosa pulita, come può uscire dal cuore? Una fonte, può buttare via una fonte pulita, cose amare, cose che non sono buone. Per questo il Signore ci tiene che noi la nostra lingua ce l'abbiamo controllata. Infatti quando c'è il battesimo dello Spirito Santo, la prima cosa che si controlla è la lingua. È la lingua. Infatti il primo segno evidente che Dio ha preso il controllo in quella persona è la parte più difficile, come una nave che c'è un piccolo timone ma riesce a spostare l'intera nave. Così la lingua, fratelli, e Dio usa la lingua per parlare, anche la lingua degli uomini. Ora qua abbiamo visto che ecco degli uomini che portavano, come abbiamo letto qua, sopra un letto un paralitico e cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui, ma non trovando modo di introdurlo, perché c'era tanta folla, salirono, quindi sicuramente erano nella casa, in una casa, può essere che erano nella casa di Gesù, che Gesù affittò una casa a Capernaum, dove lì ci fu anche la guarigione del centurione di Capernaum, quindi possibilmente era una casa di Gesù, perché Gesù era molto ospitale. Vabbè, alcuni quando lo conobbero dissero: ma dove abiti? E lui disse: venite e facete dove abito.
Quindi erano persone che erano, come si dice, erano vicini al Signore, quindi anche lui aveva una casa, questo, fa capire questo. Però siccome era piena, ha detto come facciamo? Ha detto a questo punto chiamiamolo dal tetto. Quindi questi quattro persone che avevano sicuramente questo amico, sapendo che in Gesù c'era tutta la potenza del Signore, in lui c'era tutta la potenza, dice, del Signore, che noi sappiamo che il Signore di Dio, e lui c'era tutta la potenza del Signore per guarire. Quindi in quel momento era stato rivestito per la guarigione. Mi ha detto, meglio di ora non c'è, portiamo i nostri amici, quelli che sono malati, visto che il Signore è qua, sta passando attraverso quest'uomo in cui ha tutta la potenza del Signore, portiamoglielo, che il Signore lo guarisce. Loro avevano fede al punto che non si fecero fermare dalla solita folla, dalle solite chiacchiere, dai soliti pensieri, vabbè tu ma non ce la fai più, non, quelli che dicono gli altri. La folla è questa, che a volte ci impedisce di andare al Signore. Ma gloria a Dio quando abbiamo anche degli amici in cui forse noi fede non abbiamo, ma ci possono aiutare attraverso la loro fede ad andare al Signore. Finché si è vivi c'è speranza. Noi non preghiamo i santi, parliamo di persone vive, in qualche modo possono incoraggiarci e aiutarci ad andare al Signore. Per questo la Chiesa ha una funzione importante, fratelli, di aiutare quelli che sono più deboli, che non conoscono il Signore. E tu guarda, vieni qua, ti aiuto io, preghiamo insieme. In qualche modo siamo davanti alla presenza di Dio. Li portiamo davanti alla presenza del Signore. Ce la facciamo fare preghiere in intercessione. E a volte, fratelli, non è facile, perché andare alla presenza del Signore costa umiliazione. Costa a volte rompere la casa nostra e mettere tutto a disposizione, ma qua poi mi sporcono la casa, qua me la distruggono. No, io qua non faccio niente a nessuno. Questo, o era Gesù, o era qualcuno che era stato ospitato, io penso vedendogli quelli che gli distruggevano il tetto. Voi che avreste fatto? Siete pronti ad accogliere e che la vostra vita poi sia sconvolta e poi là non possiamo dire più no qua, no qua, là? Se sei disposto a essere sconvolto, se sei disposto ad abbassarti dal tetto, dalla tua posizione, ad umiliarti davanti a Dio, ma anche davanti agli uomini, il Signore stesso vede questo tipo di fede e opera, come fece con questi uomini. Mamma mia che fede che hanno, sono stati disposti a tutto, e quanto amore, e quanta fede, e quanto compassione. Quindi vediamo che questi uomini, quindi scendono quest'uomo dal tetto, e dice che Gesù, veduta che cosa? La loro fede, che fa? Dice all'uomo: uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Vediamo come Gesù in questa occasione mostra discernimento, che poi lui l'ha sempre dimostrato. Ma diversamente dall'uomo comune o da quello che forse avremmo fatto noi, lui avrebbe operato in un modo diverso. Allora, voi avete tutto il potere, mettiamo, di guarire. Gesù ce l'aveva? Vi portano un malato davanti, voi che fate? Gesù a questo punto dice, l'occasione per poter guarire una persona, gloria a Dio, in qualche modo bello poter guarire e mostrare anche la mia gloria, che il Signore mi ha unto e quindi ho il potere di poter guarire più di un paralitico, con quattro testimoni, che quello è veramente il paralitico, davanti a tutti quanti. Voi che vi immaginate che il Signore Gesù doveva prima di tutto guarirlo? Invece dice che vedendo la loro fede, la prima cosa che fa, come dicevo prima, che Gesù non giudicava in base all'apparenza, ma guardava e guarda al cuore. La prima cosa che fa qual è? Non è la guarigione. Lui dice a questo uomo: non alzati e cammina. Gli dice: i tuoi peccati ti sono perdonati. Perché così, fratelli, Dio guarda il cuore. C'è Dio, quello che fa sempre, fratelli, e per quando abbiamo esperienza nelle cose del Signore lo possiamo dire: ogni volta che ho operato un vero miracolo, prima di tutto salva la vita di quella persona dandogli la vita eterna. Non è lì disperato che piange, oh mamma mia c'è questa malattia incurabile, non è lì che si fa prendere da queste cose, perché per lui non è niente. Per il Signore il miracolo più grande per lui ai suoi occhi è quello di vedere le persone che si convertono. E qua dice che poi qualcuno lo criticò, i soliti religiosi che poi vengono e guardano il pelo nell'uovo invece di vedere il frutto, che fanno? Ma tu stai bestemmiando, stai dicendo di essere Dio, perché solo Dio può guarire. E Gesù gli ricorda, qua all'inizio del brano abbiamo letto che in lui c'era la potenza del Signore, era con lui per compiere cosa? Guarigione. Queste sono le prime cose che vedono i discepoli, e questo hanno scritto.
Ma io sinceramente non avete scritto questo, ma questo è giusto che sia scritto così, per farle vedere che l'uomo guarda sempre prima a questo. Gesù disposse a quelle persone anche per farle riflettere, disse: io non ho solamente il potere per poter guarire, ma qua disse affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra anche il potere di perdonare i peccati. Fratelli, perdonare i peccati, per perdonare i peccati di una persona, per poterlo fare, abbiamo bisogno di potenza, o no? Amen. A volte noi a quello sì e quello no. No, lui ha tutto il potere di perdonare, di rimettere i peccati. Cioè, fratelli, questo è qualcosa di spirituale, che nel Vecchio Testamento molto chiaro, solo Dio poteva rimettere i peccati di una persona, togliendogli questa mala coscienza di aver peccato. Solo Dio. Gesù invece disse: no, anche io ho tutto il potere di poter anche perdonare, solo guarire. Loro non ci credevano, e vabbè, per poterli forse incoraggiarli, perché il Signore, ora vedremo cosa guarda, noi abbiamo visto che poi lui gli dice: allora, se per voi non è vero, chi è più facile? Perdonare le persone in qualche modo, rimettere i peccati di questo uomo, oppure dirgli: alzati e cammina, qua ti sfido. È più facile dire a questo qua: io ti perdono, o no? Gesù ha detto: allora, siccome io ho il potere di poter perdonare, gli faccio questo. Già l'aveva perdonato il Signore, loro non ci vedevano, ancora gli increduli. Gesù ha detto: ok, allora faccio così, per dimostrarvi che io ho il potere di perdonare e di rimettere i peccati, questa persona che voi avete qua davanti, che mi avete portato, questi amici che siete voi qua, che avete portato a qualcuno e che avete questo desiderio di portare le persone al Signore, e io spero che ce l'abbiamo, questo desiderio di portarle al Signore, il Signore disse: alzati e cammina. E quelli rimasero, si spaventavano, perché solo Dio può far alzare uno zoppo, solo Lui ha il potere creativo. E lì, no, con la bocca chiusa e la coda, come si dice, dietro a casa. E magari lì lui ci disse: poi Signore, picchi tu le tucce, magari tu vuoi andare a casa. Il Signore chiude la bocca a quanti pensano di saperne più di quanto, anche se questi uomini che erano davanti al Signore non è che parlavano, non dice che qua parlavano in un modo specifico. Qua mette in chiaro una cosa: che Gesù, conosciuti i loro pensieri, Gesù riusciva a leggere nei pensieri di quelle persone. Cioè, voi vi rendete conto quando c'è qualcuno davanti a voi che riesce a leggere i pensieri, e forse manco quelli che noi capiamo, e lui li capisce, che lui capisce più di quanto noi ci immaginiamo. Voi immaginate, quindi Gesù che fece? Cominciò a usare questo dono di conoscenza e di rivelazione, e cominciò a usare tutto quello che aveva, parole di conoscenza, parole di sapienza, oltre che la potenza, c'era tutto lui. E che cosa fece lui? E cominciò a rivelarsi e a rivelare i pensieri di queste persone. Allora gli scribi e farisei dice che cominciarono a ragionare. Quando Gesù quindi fece questo primo miracolo, fu quello che perdonò quest'uomo, dice che loro cominciarono a ragionare, ok? Dicendo: chi è costui che bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non solo Dio? Ma Gesù qua è scritto: conosciuti i loro pensieri, non le parole, che a volte uno può parlare. Ma Gesù va ancora più in profondità, perché Gesù non giudica dall'apparenza, che alcuni a volte parlano, si vantano, si dice: sì, a voi che capare, ma io ti conosco, so chi sei tu. Noi poi ci nascondiamo, cerchiamo di mostrare, forse qua nella chiesa o davanti agli altri, ma poi a uno fai quello che ti pare e piace. Non sia mai, fratello, viviamo nel peccato, guardiamo quello che il Signore ci chiama di non guardare, o dovremmo non sentire quello che il Signore dice, non sentire, non stare con certe compagnie. La tua mano cosa sta toccando? Cos'è che hai rubato? I tuoi piedi dove sono andati? Frettolosi al male? Gli occhi, concupiscenza, gli occhi alteri, gli occhi pieni di, non so, pornografia, o di malignità, la lingua piena di malignità, non so, fratelli, ce n'è. Io sto dicendo qualcosa, poi ognuno dice: io stamattina mi sono fatto l'esame di conoscenza, oltre che di coscienza, che davanti a Dio sempre qualcosa la trova. Solo che lui non è lì che: beh, allora tu hai questo, no, è lì, ok, che facciamo? La prima cosa che dobbiamo fare è subito chiedergli perdono. Anzi, fratelli,
Anche qui, in questo caso, Gesù a quell'uomo non lo fece nemmeno parlare, perché quando è una persona che ti ama veramente, non è lì che ti ora mi deve venire da me e mi chiedere perdono. Non è così. Qui Gesù a quell'uomo disse: uomo, i tuoi peccati ti sono rimessi, come ha fatto il padre del figlio prodigo. Quando il figlio è venuto, ha detto: non c'è bisogno che mi chiedi scusa e perdono, perché io ti amo e quindi il perdono è sfondato. Sempre! Sempre! Qual è il problema? E così Gesù fece. Ma guardate qua, lui leggeva i pensieri, perché Gesù conosce i pensieri del cuore. Il Signore conosce i pensieri del cuore dell'uomo, ma conosce anche la vera necessità del cuore dell'uomo. Perché noi a volte pensiamo che una persona, forse perché è malata o ha quel problema, lavoro, questo, quando ce ne sono cose che a volte abbiamo bisogno. Allora il Signore deve ascoltarmi, veniamo con la nostra richiesta di preghiera, sempre quella. Signore, tu lo sai, quella è la cosa che mi opprime. Ah, se tu non mi guarisci, ah, se non mi liberi, ah, se non fai questo, ah, se non fai quello. Invece il Signore vuole fare ancora di più. Poi un punto dice: è finito di parlare? O mi fai parlare a me? Ah, fai spegnere queste voci che ci sono nella tua mente e fai parlare a me, perché io ho una soluzione migliore di quella che tu pensi. Tu che, e voi che pensate, fratelli, che tutti quegli uomini che c'erano, i discepoli compresi, e le persone, ah, ora il Signore qua lo guarisce questo. Invece no, guardate, è scioccante, perché lui guarda ciò che veramente l'uomo ha bisogno. Quindi lui non solo conosce i nostri pensieri, ma conosce anche i nostri veri bisogni, e su quello lui risponde. Prima di tutto su quello risponde. Quindi Gesù sconvolse, al punto che li mise in crisi anche a questi farisei e agli scribi, perché in alcuni lui vide la fede. E Gesù dice, vedendo la loro fede, disse a quell'uomo: si è guarito. Ma vide anche i pensieri dei farisei, che non erano venuti davanti a lui come che credevano veramente. Perché in base ai pensieri Gesù disse: perché pensate queste cose? Solo Dio può operare. E Gesù gli ha dovuto dire: ma sapete che il figlio dell'uomo ha anche il potere di operare? Cioè praticamente Gesù cosa gli rispose a questi uomini per portarli a coscienza, a riflettere, che davanti non avevano un pingo pallino. Non avevano il maestro, il solito maestro insegnante, come Giuda tante volte lo chiamava. Maestro, nella Santa Cena fu l'unico che lo chiamò maestro, mentre gli altri discepoli lo chiamavano tutti quanti Signore. Gesù non si ferma all'apparenza, e quindi egli conosce il cuore. Il vero bisogno del paralitico, così come lo è per tutti, fratelli, il primo bisogno, questo non voglio dire, fratelli, che se uno è malato, ha problemi di lavoro o ha problemi in famiglia, qualunque cosa che non è importante. Ma la cosa che io dico non importante, quella è importante, ma poi ci sono delle cose che io le definisco, la Bibbia ne parla, quando Gesù dice, in verità, quelle sono vitali. Delle altre cose possiamo fare anche a me, ma delle cose vitali no. E quindi qual era la cosa che Gesù ha guardato? Noi avremmo visto il paralitico, la sua malattia, prima di tutto che lui doveva essere guarito, ma Gesù non l'ha fatta, perché lui aveva il discernimento anche degli spiriti. Non è che andava lì: oh poverino, questo qua è malato, lo guariamo. Ma non sia mai che io lo faccio. Non sia mai. Come, Signore, ma tu non guarisci? Prega. Cioè, sì, non vede Dio si vede se quella persona è guarita. E se non è guarita, come mai? Lo siete mai chiesti come mai? A volte Dio permette che alcuni vanno nell'altro mondo, forse con una mano tagliata, con la lingua tagliata, con gli occhi tagliati, con un piede tagliato. È scritto nella Bibbia, meglio entrare con un piede tagliato, con un occhio mongo, come si dice, con i piedi anche tagliati, pur di entrare. Dio a volte permette situazioni, perché il Signore quello che vuole fare prima di tutto, quello che è non in apparenza, che tutti quanti guardano, la solita guarigione, la provvidenza, alleluia! E poi dopo, appena viene la prova, non c'è più nulla, scombano tutti, si picchia una benedizione. Dio a volte lo fa anche, malgrado, perché Dio è buono, però fratelli, di solito
e lo ha fatto anche nella nostra vita e lo continua a fare. Il Signore prima di tutto guarda il cuore. E quindi se vedete che nel nostro cuore c'è tenebre, se il nostro cuore è paralitico, veramente spiritualmente parlando, il Signore prima guarisce il cuore, perché Lui guarda l'apparenza, guarda le cose più importanti. E chi l'ha realizzato, il perdono di tutti i suoi peccati, vuol dire veramente questa è la cosa più importante della mia vita, veramente la sua grazia mi basta, altro che una scheggia. Ma quella può essere che il Signore la permette nella mia vita per me, per mettermi umile, perché ci sono persone che se Dio non li tacca un poco si orgogliscono sempre. Allora permette delle limitatezze nella loro vita in cui li porta a essere umiliati anche davanti agli altri, quindi forse in cui ti vergogni delle cose tue che Dio permette affinché tu rimani umile, perché se, altrimenti ci innalziamo facilmente. E se ce l'aveva Paolo sta scheggia, io direi quanto più noi. Signore ogni tanto permette situazioni in cui sto orgoglio e ce lo abbassa. E l'apostolo Paolo è forse stato l'unico che, malgrado che aveva tanti anni, poteva dire guarda io sono una persona umile di cuore, io non... No, lui invece era umile. Dice il Signore per non farmi inorgoglire mi ha messo una spina. Perché? Perché di solito mi inorgoglisco. Quindi guardate che umiltà, riconosceva che lui era di solito una persona orgogliosa. E lo era, E che orgoglio che aveva. Però il Signore, siccome lo conosceva, per mantenere questa sua tendenza a peccare, quello che gli altri non guardavano, ma il Signore che guarda il cuore, dice aspetta, che a te da besso io, gli permetteva sta umiliazione per abbassare. Quindi guardate come il Signore guarda prima il cuore, che è l'apparenza. L'opera che Dio vuole fare in noi non è superficiale, ma va dove? In profondità. Dio vuole andare alla radice, Dio vuole cambiare la nostra vita. Se a volte siamo sempre quelli stessi, non cambiamo mai, è perché noi non permettiamo che Dio operi dentro la nostra vita, ci accontentiamo solo della guarigione, solo della provvidenza. Poi quando qualcuno ci tocca o abbiamo dei comportamenti carnali, non spirituali, non cresciamo spiritualmente, è perché non abbiamo imparato ad avere radici, un rapporto con Lui. E il rapporto, fratelli, non si fa davanti agli altri, i rapporti intimi si hanno nel segreto, in profondità, ogni giorno, dove nessuno ti vede, dove nessuno ti può dire niente, ma Dio ti vede. E se tu fai un passo indietro e cominci a peccare, allora qua dove dobbiamo andare insieme? Siccome il Signore guarda e quando vede una cosa Lui non te la fa passare perché ci tiene a noi, allora dice aspetta, fermati prima che ti mettiti avanti, fatti vedere qua e là, prima lavoriamo nel cuore, cambiamolo, trasformiamolo, riempiamolo veramente di potenza, che si manifesti nei frutti dell'umiltà, della sottomissione. Poi la sottomissione ne parliamo, questo è un altro livello che alcuni dicono io mi sottometto solo a Dio, e il pastore, i fratelli e le sorelle dove sono? Sottomettetevi sotto la sua potente mano, che sono la Chiesa anche. No, ma noi dobbiamo adorare solo Dio. Una cosa è l'adorazione, una cosa è la sottomissione. Io ho imparato che per avere più autorità mi devo sottomettere a qualcuno, e ce ne ho diversi sotto di me, e a volte me la cantano, e io dico Signore grazie, anche quando non hanno ragione mi sottometto, perché io ho una tripla benedizione, invece di vendicarmi li benedico. E siccome sono canali di unzione che possono anche sbagliare, il Signore mi triplica ancora di più, perché ci ha anche capito ancora di più di quello che io vorrei fare. Quindi non ti sei nemmeno accontentato della semplice benedizione doppia, io ne voglio una tripla. Alleluia. E qual è? Quella che poi viene da Dio, oltre che quella degli uomini. Ok? Quindi l'opera che Dio vuole fare non è superficiale, ma il Signore vuole andare a risolvere il problema fino alla radice, vuole raggiungere il cuore dell'uomo in profondità. Il Signore infatti non vede solo la paralisi, come tanti stavano vedendo, ma vede soprattutto le tenebre che c'erano nel cuore di quell'uomo. Io penso che quando se ne è tornato a casa era più felice che aveva realizzato la salvezza. Quando si realizza la salvezza, vedete, si è più felici di essere guariti. Infatti dei 10 che erano guariti, delle brossi, chi è che tornò? Solamente uno fu riconosciuto. Gli altri si presero il miracolo e poi ognuno a casa sua a godersi la benedizione. Ma sicuramente erano stati guariti, ma non erano stati salvati. Quell'uomo non si accontentò solo di ricevere la guarigione, quello è lebroso, uno tornò a glorificare Dio. E quindi questo fu una riconoscenza che il Signore ha detto bravo,
ora te ne vai a casa, sei come? Anche salvato. Quando c'è la riconoscenza e la gratitudine, ricevi anche la grazia della salvezza. Che fratelli, guardate che è vero che la grazia è un favore immeritato, ma è anche vero che Dio lo riversa per le persone che sono umili, le persone riconoscenti, le persone che veramente apprezzano questo dono meraviglioso. E non è poco, fratelli. Noi guardiamo sempre l'aspetto esteriore, invece il Signore guarda di più, fratelli. Per questo c'è scritto che noi, Dio ci dà di più di quello che noi pensiamo e domandiamo, perché noi non sappiamo chiedere, non sappiamo pregare. Noi di solito ci limitiamo nelle cose nostre. Basta che sto bene, nella mia salute, basta che ho i soldi, basta che fisicamente ho la casa, i figli stanno bene, io bene, non è così. Dio vuole che noi cresciamo alla sua immagine e alla fine portiamo frutto. Come? Dando la nostra vita per gli altri. Quello che lui ha fatto è questo. Il Signore si è esaurito, lo sapete? Ma si è esaurito per dare la propria vita agli altri. Alcuni si esauriscono per le cose di questo mondo. Io quando l'ho capito, perché ho passato anch'io l'esaurimento, ho detto: a questo punto, siccome si tratta di soffrire, da oggi in poi, Signore, preferisco soffrire per te, ma almeno c'ho la gioia, che esaurirmi per questo mondo che alla fine non ti lascia niente, ti delude. O no? L'avete fatta questa esperienza? Allora gli scribi e farisei cominciarono a ragionare dicendo: chi è costui che bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio? Si vede che ancora non credevano che Gesù era chi? Dio! Per dire questo vuol dire che ancora non hanno capito che davanti avevano Dio che si era fatto uomo in carne e ossa. E Gesù ha detto: ma scusate, ancora non avete capito che io sono Dio? Per loro era inconcepibile che Dio diventasse un uomo, che l'uomo diventasse come Dio, sì, ma Dio uomo no, è l'Islam. Una volta ci disse, io a uno dell'Islam, ma l'uomo può diventare come Dio? Come? Maometto. E che Dio si fa uomo? No, e te come? È pazzia, vero? Certo, che Dio possa diventare un seme, una donna vergine, addirittura nascere senza l'intervento dell'uomo. Cioè Dio ha fatto ogni cosa, noi lo limitiamo? Dio può fare al di là di quello che noi crediamo e pensiamo, fratelli. Se trova un cuore disponibile come Maria, sia fatta secondo la tua serva, allora lì il seme Dio lo mette, e quando lo mette poi nascono i figli. E che belli figli che nascono! Altro che occhi azzurri! Veramente il Signore risplende in tutta la sua magnificenza. Ma Gesù dice qua: conosciuti i loro pensieri, non le loro parole. Gesù non li giudicò in base alle sue parole, alle loro parole, ma in base ai pensieri. Questo il Signore a volte parla, ci mette in crisi. Ma io non ho detto niente, ho fatto, sì, ma tu hai pensato, tu non lo sai. Che lui ci legge, sa quello che facciamo, e quando poi lui ci parla, dobbiamo essere sinceri, dobbiamo essere onesti. La verità a volte, per quanto possa essere dura, libera, fratelli. Per questo dobbiamo accettarla. Quindi il Signore vede il vero bisogno della nostra vita, lui vede il vero bisogno della nostra vita, cioè quello della salvezza, del perdono, ma vede quindi anche i pensieri del nostro cuore, che lui qua ha detto, conosciuti i loro pensieri. Gesù conosce i pensieri del cuore. Incredibile, il Signore riesce a leggere fino in profondità. Vede se sono pensieri di fede, pensieri di pace, pensieri di amore, pensieri di purezza, di santità. Allora se li vede, lui si rallegra. Ma se non vede questi pensieri, vede pensieri di ansia, critica, incredulità, pensieri malvagi, pensieri che appartengono, diciamo, al mondo delle tenebre, perché forse ancora non si è veramente convertiti. Lui che fa? Può essere allegro, fratello e sorelle? No! Allora che fa lui? Lui legge i pensieri, come ha fatto con gli scribi e farisei, per portarli a riflettere. Ha detto: ok, io vi voglio aiutare anche per capire chi sono io. Detto, è più facile per voi perdonare quest'uomo, di alzati e cammina. Di Gesù gli fece un miracolo alla fine, che era più difficile, più difficile, perché lì le parole, voglio vedere ognuno di noi, se c'è uno malato davanti, appena gli dici sii guarito, senza che quello ti prega, all'istante quello viene guarito. Voglio vedere se questa è una dimostrazione dell'autorità divina, una conferma anche, fratelli. Gesù ha detto: questi sono i segni di coloro che accompagneranno, coloro che avranno creduto. Dice che imporranno le mani e le persone guariranno,
se mangeranno, se beranno qualcosa di mortifero non gli farà male. Che io dico, Signore, ma veramente abbiamo bisogno qua, veramente di credere, aiutaci veramente qua, che ci sono malati a volte in mezzo a noi, persone depresse, persone anziane, persone che hanno problemi fisici di tutti i generi, e li vediamo sempre là. Signore, dacci l'autorità per portarli a te, prima di tutto a considerare la tua presenza, la tua pace, la tua gioia, il tuo vero perdono. Perché quando poi c'è questo, quelle cose diventano di secondo ordine da un lato, però voglio dire questo, fratello, che il Signore comunque non è che non ci ascolta, poi lui ci dà anche quello, perché è un papà buono. Però prima di tutto ci insegna sempre la lezione. Amen. Disse loro: che cosa pensate nei vostri cuori? Ecco, il Signore tramite sempre la sua parola gli dà la risposta. Il Signore ci dà la risposta sempre attraverso la sua parola. Quando abbiamo dei dubbi, abbiamo delle perplessità, è un momento difficile della nostra vita che stiamo facendo, diciamo: Signore, tu lo sai quello che io ti bisogno. E a volte, come ho detto prima, noi cosa ti chiediamo? Le cose che noi pensiamo più importanti, mentre quelle spirituali le mettiamo di parte. Invece il Signore non si fa prendere dall'apparenza, lui ci dà di più, grazie a Dio, perché se non ci risponde, che ci vuole fare riflettere, ci vuole dare qualcosa di migliore. Che poi quando ce l'abbiamo veramente possiamo dire: meno male, Signore, che hai fatto così, perché sono io, forse mi sarei accontentato di quella cosa. E poi dopo, invece, quando noi riconosciamo ciò che è più importante, cioè quello di donare quello che Dio ci ha dato a Lui e conservare, allora ecco che lì abbiamo un esaudimento da parte del Signore e possiamo mettere il nome, come da Samuele: Dio ha ascoltato. Quella mamma che non poteva avere figli, l'avete visto quanto fu disponibile a mettere tutto ai piedi del Signore? Non più mio, ma è tuo. Non più vendetta, perché l'altra mi fa le spaganacce. Ah, ora finalmente io se ne ho uno, questi mi vendico. No, Signore, se tu me lo dai, sarà un motivo di gioia e sarà per te. E lui fu il più grande profeta di Israele. E io sono uno di questi frutti. Lo posso dire veramente, che bello quando c'è una mamma che compie questo davanti al Signore, anche se poi dopo non tutti riescono a mollare la presa e rompere anche loro il cordone, io l'ho rotto. Però gloria a Dio, che poi tu sei consacrato a Dio, non più la mamma e papà e figli e quella. Se devi servire Dio, servilo, punto. Se sei disposto, allora per te c'è la benedizione. Che cosa è più facile, dire i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire alzati e cammina ora, affinché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati? Io ti dico al paralitico: alzati, prendi il tuo lettuccio e vai a casa tua. Gesù, oltre a vedere il dubbio, vide anche la fede di chi? Di quei quattro. Quindi il Signore non guarda l'apparenza, lui vide la fede. Infatti egli, veduta la loro fede, disse: i tuoi peccati ti sono perdonati. Quando ci portano delle persone, vengono delle persone che Dio ci li affida vicino, che hanno dei dubbi, delle cose, hanno bisogno di essere guariti, fratelli, impariamo a portare i pesi gli uni degli altri, perché molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia. Molto può, bastano quattro, anche due o tre, poi quattro non vale meglio, un numero ancora più perfetto, poi sempre ne varrà, poi nella chiesa intera c'è un bisogno. Non mettiamo solo il simbolo pregare, quello non vale, il simbolo di WhatsApp, o preghiamo tu, ok, pregherò per te una cameretta, Signore, fai nome e cognome davanti a te, Signore, ti prego. Non come se fossi io, siamo insieme, siamo fratelli, è una cosa mia, cosa nostra, sangue mio, sangue di Gesù, sangue mio, hai fatto un patto con il sangue, per vita e per morte, dove sei disposto. Chi si torna indietro non è degno, è degno di morte, come nella mafia, chi tradisce viene ucciso, le cose di Dio non si può tornare indietro, così, così, a me, poi, ora, affinché sapete che il figlio dell'uomo ha il potere anche sulla terra di perdonare, io ti dico. Quindi questa è una dimostrazione dell'amore e del perdono di Dio, guarendo a quelli, per dimostrare a quelli che avevano dubbi, che
che lui poteva operare, perché il Signore viene anche incontro a quelli che hanno l'incredulità, a quelli che sono critici. Questi farisei erano persone molto critiche, invece di non dubitare verso il Signore lo criticavano. E chi sei tu? Stai bestemmiando, ehi, davanti a un'autorità. Stiamo molto attenti quando parliamo, perché tante volte, fratelli, dietro a quell'autorità si nasconde Dio, c'è Dio, ci mettiamo contro Dio, e là ci mettiamo contro Dio è ancora peggio. Ora Gesù, oltre a vedere il dubbio, quindi vide la loro fede, disse a quell'uomo: sii guarito. Ora, se Gesù vede a ciò che a noi sfugge, se Gesù vede ciò che a noi sfugge, egli anche interviene secondo la sua verità e perdona quest'uomo. Se noi a volte alcune cose ci sfuggono, a Dio no. E lui interviene secondo la sua verità, non secondo i nostri pensieri. Lui agirà sempre e conforme alla sua parola. Per questo dobbiamo imparare a conoscerlo. Perché a volte Dio non ci risponde, perché? Perché vuole fare qualcosa di più, fratello. Io posso dire ai fratelli: fratelli, se dobbiamo pregare per i nostri amici e sono duri di cuore, preghiamo che Dio crea un terremoto. Parliamo di terremoto, Signore, liberaci dal terremoto. Ma come? Dio ha permesso il terremoto affinché quello si converte. Com'è che sei così depresso tu? Infatti alcune volte glielo dico, ultimamente a qualcuno glielo ho detto, e tu preparati, per chi stai parlando? Per mio fratello, oppure quello per mio papà, ok, siamo pronti, ok, Signore, manda un terremoto, perché su testarura. Poi con il terremoto, sto morendo, come abbiamo pregato, stai tranquillo, caro, non muore in otto, e si un pochettino sta scuotendo. Ma quello non è buono, quella cosa è cattiva, non c'è. Ma stai zitto. Come se il Signore alla fine si limita per questa vita. Dio, se vuole, può prendere una persona quando vuole. Ci possiamo fare, no? Ci siamo attenti, Signore. Lui ha il diritto di prenderla e toglierla quando gli va e piace. E lo fa sempre per il nostro bene. Ora quindi Gesù, quando agisce, sto finendo, comincia prima dal di dentro del cuore. Voglio lasciarvi con questo versetto dell'apostolo Paolo, che scrive alla chiesa di Filippi, io direi anche a Mascalucia, capitolo 1 versetto 6, e dice questo l'apostolo Paolo. Voglio dire anch'io questo, fratelli, con piena certezza, non sono solo parole. Qua Paolo disse questo: e ho fiducia, ho questa fiducia, io ho fede, ce l'ho, che colui che ha cominciato in voi, non fuori, in voi, l'hai visto, di dentro il Signore comincia, colui che ha cominciato in voi una buona opera la condurrà a compimento fino al giorno di Cristo. Stai tranquillo, stai tranquilla, sorella, che colui che ha cominciato un'opera dentro di te, perché lui guarda il tuo cuore, non ti lascerà, non ti preoccupare. Genesi 28:15, qua è Dio che parla, ok? Signore, parla tu. Io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Qua il Signore sta parlando e dice: stai tranquillo, tranquillo, perché io non ti abbandonerò fino a quando io non avrò compiuto l'opera in te. Quindi, siccome ancora non è compiuta in nessuno, stiamo tranquilli, fratelli, non ci preoccupiamo, il Signore non ci abbandona, perché Lui è con noi. Amen. Andiamo a alzarci in piedi. Andiamo un attimo a pregare. C'è un passo in Esodo dove il Signore parla, al capitolo 3, versetto 7, a Mosè, quando Dio stava per mandare Mosè per liberare il suo popolo, e disse così: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori, infatti io conosco i suoi affanni. È bella questa espressione, perché il Signore dice: io ho visto l'afflizione, ma anche ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori, e ancora di più io conosco. Gloria a Dio, fratelli, mentre che preghiamo un attimo, un atteggiamento di preghiera, prendiamo queste parole da parte del Signore. Qua lui dice: io ho visto, ho udito e conosco. Io ho visto, ho udito e conosco. In questa mattina, se c'è qualcuno che sta passando una tribolazione, il Signore ha visto la tribolazione del tuo cuore e ti dà pace. Se c'è uno smarrimento, forse ti sei smarrito nel tuo cuore come una pecora senza un pastore, il Signore in questa mattina dice: io ho visto, ecco, io sono la via che ti porto di nuovo al Padre. Amen.
se ti senti povero spiritualmente, forse non sei, può essere anche ricco, ma questo non importa materialmente, ma spiritualmente ti senti povero, il Signore ha visto nel tuo cuore e Lui oggi vuole essere per te la tua ricchezza. Forse nel tuo cuore hai sete, hai un vuoto di amore, hai un vuoto di giustizia, hai un vuoto, non so, metti tu quello che può essere la tua vita, di verità, sete di verità. Il Signore anche in questa mattina vede e Lui, tu che hai sete, ti vuole dare l'acqua della vita. Forse c'è anche qualcuno che è ammalato, come lo era quel paralitico, forse un'infermità agli occhi, alla bocca, ai piedi, una malattia fisica, qualunque cosa che non ti permette di fare ciò che Dio ha stabilito nel naturale. Allora in questa mattina il Signore ha visto e Lui è, ancora una volta, Egli è l'Eterno che ti guarisce. E ancora di più voglio sottolineare in questa mattina, se c'è qualcuno che ha un senso di colpa per avere commesso un peccato nel passato, qualcosa che ti sta turbando dentro e ti sta tormentando, che non ti sta facendo più dormire, che ti sta facendo sentire separato da Dio, che ti sta facendo sentire sotto accusa, in questa mattina ancora una volta il Signore ha visto ed Egli è colui che ti perdona tutti i tuoi peccati. Egli questa mattina ti perdona di tutti i tuoi peccati. Signore, in questa mattina noi ti ringraziamo, perché Signore tu vedi sempre e provvedi a ogni nostra necessità fisica e spirituale. Ti prego Signore nel nome di Gesù che in questa mattina nessuno se ne vada senza la risposta al suo cuore. Soprattutto ti prego Signore che nessun cuore se ne possa andare da questo luogo che non abbia la certezza che tu lo hai perdonato una volta e per sempre, e che è un figlio di Dio, che è una figlia di Dio. Signore, che nessuno se ne vada con questo dubbio su di te, di quello che tu ancora puoi fare, puoi ancora tu perdonare, perché hai autorità per poterlo fare, ma anche autorità per poter guarire. Signore, noi ti ringraziamo perché in questa mattina noi vogliamo veramente rilasciare per fede quello che tu ci hai promesso attraverso la tua parola in questa mattina, il perdono di tutti i nostri peccati e anche la guarigione fisica del nostro corpo, Padre. E noi te lo chiediamo per i meriti e nel nome di Gesù. Amen. Amen. Signore ci benedica, pace a tutti.